La Puglia ed il Salento era il deserto, vero? Il contesto intorno è un contesto dominato dalla Democrazia Cristiana in quegli anni e già di per sé questa è una anomalia. Un'enclave governata da un sindaco e da un'amministrazione, Partito Comunista, cioè non le mezze misure di Partito Comunista Italiano. Mi telefona, ricordo benissimo, Antonio Principalli e mi dice: ti devo parlare di una storia che sembra una pazzia. Non era mai accaduto che dei gruppi sovietici venissero oltre Cortina e noi ci abbiamo provato. Avere qui 1000 giovani punk, proto-punk, post-punk era oggettivamente una cosa mai accaduta. So dove vai, sei preso in giro, sei...